Abbiamo iniziato con questo progetto e avremo modo di portarlo avanti anche nelle altre scuole. Questo è un progetto di inclusività, praticamente dove sono coinvolti tutti i ragazzi, ma in particolare i ragazzi disabili, del comprensivo 2 e del comprensivo 6. Questa è stata una bellissima iniziativa, sono stati già installati dei giochi per i ragazzi. E quindi cercheremo di portare avanti anche nelle altre scuole. Sicuramente questa è una delle cose più belle che potevamo fare per iniziare l'anno scolastico. Ne stiamo facendo tante di iniziative, ma questa in particolare ha un significato molto, ma molto interessante e importante per i ragazzi. L'inclusione è fondamentale e soprattutto se esperita ogni giorno e la manifestazione finale che vede coinvolti due istituti e quindi tanti bambini e ragazzi ne è una testimonianza. Siamo partiti proprio dal gioco, dai giochi inclusivi, un progetto che è nato l'anno scorso, questa è la parte terminale, ma sicuramente è anche il momento di disseminazione che vedrà coinvolti tutti i ragazzi anche nel prosieguo, perché il concetto è che la scuola è di tutti, ciascuno e soprattutto ciascuno ha la propria valorizzazione. È la prima manifestazione che facciamo dopo un periodo comunque critico riferito al Covid, inclusione e disabilità. Oggi qui sono presenti gli alunni dei due istituti comprensivi che hanno partecipato all'iniziativa e ci sono anche alunni diversamente abili, quindi questo proprio a testimonianza del fatto che tutti possono fare, tutti devono avere le stesse possibilità. E il progetto che è stato portato avanti nel corso di quest'anno, iniziato l'anno scorso e concluso oggi, rappresenta proprio questo. Sicuramente l'iniziativa ha un valore molto molto importante sia da un punto di vista sociale che da un punto di vista formativo per i nostri ragazzi. Ma quanto è bello poter fare degli spettacoli, intrattenere questi bambini, questi ragazzi. Non si finisce mai di imparare, siamo tutti alunni, tutti scolari ancora, pure a 67 anni. Io sono per natura contro tutte le esclusioni, quindi sono a favore delle inclusioni e non c'è un modo migliore per insegnare ai bambini ad includere nei propri ragionamenti, nella propria educazione, che è il gioco. Il gioco è alla base di tutto il linguaggio del fanciullo e quindi siamo qui per dimostrare che il gioco prima degli insegnamenti, il gioco prima della scuola. Sì, sta prima il gioco. E c'è un'età per giocare? No! Quindi posso giocare pure io? Sì! Benissimo, allora dopo andremo a vedere quali sono questi giochi molto molto speciali perché ci possiamo giocare tutti quanti.